Ciao, sono Zane di Amazon.it e la Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Mi è arrivata oggi dentro la sua bella scatola di cartone la mia nuova Fire TV Stick. Eccola qua. È un adattatore HDMI da collegare a qualsiasi TV, sia che sia smart sia che non lo sia, e consente di ricevere in streaming i contenuti di internet e di installare tutte le app, classiche app per Android dallo store di Amazon. Ci sono già preinstallate Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, ma possiamo installare molto altro dal ricco assortimento che troviamo su Amazon. Fra gli altri ci sono videogiochi e app per la videosorveglianza, il meteo, news e molto altro. Devo ancora sballarla e quindi la scarteremo insieme. Bene, togliamo il nylon, questa è la scatola, è nuova, quindi la sballo adesso, vediamo di non massacrare tutto quanto. Ok, scarsi risultati. Bene, scatolina di cartone, direi che non c'è altro dentro. Confezione nera di vendita. Ok, carina. Allora, abbiamo qualche manuale. Questo è un cavetto micro USB, serve per l'alimentazione. Questo è l'adattatore, no, non è l'adattatore, la prolunga HDMI, quindi qui si collega il Fire TV Stick e da questa parte invece si collega alla TV. Ok, questo cos'è? Alimentatore con la sua pellicola protettiva, molto utile. Ok, bene, è un alimentatore USB. Serve per portare la corrente elettrica allo stick. Batterie, due batterie, mini stilo, AAA per il telecomando. Ok. Non stanno in piedi, va bene. Questo cos'è? Oh, finalmente abbiamo il pezzo principale. Questo è il Fire TV Stick con la scritta Amazon. Carino. L'unico attacco che c'è è questo HDMI e da questa parte invece abbiamo il micro USB per l'alimentazione. Direi che rimane solo questo, il telecomando. Ok, vediamo. Bene, piuttosto leggero, classico telecomando da TV direi. Ci sono 6 pulsanti e una pulsante. Ok, questo clicca, quindi è un pulsante direzionale, questo clicca è probabilmente la conferma. Andiamo ad installare direttamente le batterie. Okay. Bene, direi che questo è il contenuto della confezione di vendita. A questo punto quello che dobbiamo fare per completare l'installazione è collegare lo stick alla prolunga. Un po' duro, ma direi che è entrato. Dopodiché tutto questo blocco lo colleghiamo alla TV. Questa è la micro USB che va collegata qui di fianco. Bene, ok. E questa immagino USB va collegata qua e alla corrente elettrica. Quindi questo è lo stick, il cavo mi piace, è bello lungo, quindi se riusciamo a raggiungere senza problemi anche la presa di corrente che sia eventualmente posizionata un po' lontano dalla televisione stessa. Ok, vado a collegarlo, vediamo cosa succede. Bene, ho collegato Fire TV Stick alla porta HDMI della TV, mi dice in varie lingue di premere il pulsante play per iniziare. Premiamo. Ok, mi chiede di scegliere la lingua, vediamo se c'è l'italiano. Ah, bello, tra l'altro il telecomando non è a infrarossi, quindi posso puntarlo un po' dove più mi aggrada, bellissimo. Ho scelto il cinese, però fortunatamente si può tornare indietro. Mi piace molto questa cosa che il telecomando non è a infrarossi. Eccolo qua, bene, italiano, ricerca reti. Ok, queste sono tutte le reti che riusciamo a prendere. Possiamo collegarci a questa rete che dovrebbe essere aperta.
Conferma configurazione reti. Zane.it è la mia rete senza password. Quindi direi che proviamo a connetterci a questa. Molto bene, non ci avrei scommesso. Verifica disponibilità aggiornamenti. Questo non poteva farcelo, non potevamo farcelo mai mancare. Bene, mi dice ciao dottor Zane, che è il mio nome su Amazon, quindi mi è già arrivata direttamente prelinkata al mio account Amazon con il quale l'ho comprato. Va bene. Bene. Salvare le password wifi su Amazon. Sì, mi piace. Ok. Parental control. Va bene, questo ti permette di richiedere un PIN prima di riprodurre video Amazon, d'accordo? Quindi questa è una protezione per i bambini, per evitare che mi squartino la carta di credito. Direi che potremmo abilitarlo. 0 0 0 0 0. Bene, video. Bene, siamo andati avanti veloci, abbiamo appena visto un filmato di presentazione, ci ha detto un po' tutto quello che potete trovare nell'articolo testuale che c'è su turbolab.it. Troviamo già direttamente Amazon, YouTube, varia roba. Bene, interessante, la navigazione è molto veloce. Ok, questi sono serie TV che già ho guardato, Mr. Robot molto interessante per noi appassionati. È la storia di questo smanettone cracker che va in giro a sabotare i computer di questa Evil Corp, la sua azienda avversaria. Bene, ok, vediamo tante cose. Proviamo a vedere questo American Gods. Ok, un'altra bella serie, un po' psichedelica, però comunque si lascia guardare bene. È un'esclusiva Amazon Prime, in questo caso io sono abbonato a Prime, quindi abbiamo accesso a tutto il catalogo. Quindi tre pulsanti qua sotto, hardware dedicati, consentono di andare indietro, fare il play, la pausa e l'avanti veloce. Sì, si vede bene, siamo in streaming a 1080p direi, in Full HD. Ok, in italiano. Ho visto... Quello è Gesù Cristo. Ok. Gesù Cristo. È in italiano. Ce ne sono molti. Bene. Ok. Vediamo ancora che cosa c'è a disposizione. YouTube. Bene. Vediamo come funziona YouTube. Scarica, lo possiedi, sì. Ah, ok, quindi è... disponibile per lo scaricamento, ma non è già preinstallato. YouTube, vediamo come va. Bene. Bene. Ok. Ah, con questo. Andiamo avanti un po'. Bene. Si vede perfettamente ed è perfettamente fluido. Sì. Siamo sicuramente a 1080p ed è perfetto, bene, molto bello, mi piace molto. Per cercare da YouTube direi cerca, ok, questo è uno dei problemi principali che ci sono con tutte le smart TV. Questo modello di Fire TV non ha Alexa incorporato e quindi tutte le volte che dobbiamo inserire del testo siamo costretti ad usare questa modalità barbina. Quindi per scrivere Turbola dobbiamo selezionare una delle lettere, una lettera alla volta e poi confermare. C'è da farsi venire un po' l'afta, va bene, ok. Bene, per il resto cosa abbiamo ancora? Ok, va bene, ce n'è un po' per tutti i gusti direi. Okay, bene. Ci sono anche i giochi. Top giochi gratuiti, proviamo questo Pac-Man. L'unica cosa, che l'unica perplessità che mi sovviene è come si farà per controllare il personaggio a video, nel senso che nella confezione è presente questo telecomando ma non è presente alcun tipo di controller per il gioco. Ok, gioca. Comanda il personaggio tramite il tasto direzionale, va bene per i giochi semplici, ma poi diventa abbastanza insostenibile per quando i giochi diventano un pochino più complessi. In quel caso è necessario per forza di cose collegare un controller gamepad via Bluetooth. Ok, grazie Pac-Man. Bene. E che dire di questa Fire TV Stick?
Io l'ho pagato 39 euro, che sono 20 euro in meno rispetto a quello che è il prezzo di listino, in quanto sono abbonato ad Amazon Prime. Se cliccate sul link qui sotto potete leggere l'articolo completo su turbolad.it, dove vi spiego anche come pagare 40 euro, quindi 20 euro di sconto, anche se non siete iscritti al programma Amazon Prime. Che dire, sono da questa prima impressione, da questo primo utilizzo, mi è piaciuto molto, soprattutto la velocità dell'interfaccia. Se avete usato un box multimediale di quelli cinesi, vi renderete conto che sicuramente qui siamo su un livello qualitativo completamente diverso, nonostante il prezzo sia ultra popolare. App ce ne sono tantissime, davvero per tutti i gusti. La sola presenza di Prime Video, la possibilità di accedere ad American Gods e tutte le altre serie TV che sono in esclusiva Amazon Prime, vale sicuramente l'acquisto dell'hardware da solo. In più c'è il catalogo, che mi sembra veramente molto assortito, con tanti videogiochi, tante app, tante cose da provare e smanettare. Ci sono anche alcune applicazioni tipo The Economist oppure la BBC per leggere le notizie, guardare il meteo e altri tipi di consultazioni. Che dire, per il momento l'impressione è sicuramente molto positiva. Di nuovo vi rimando alla review completa, che di nuovo potete vedere qui sotto su turbolab.it per tutte le informazioni. Vi aspetto sul sito. Grazie, ciao!